che ha fatto la Juventus è qualcosa di veramente straordinario. La squadra di Allegri ha vinto lo scudetto per la quarta stagione consecutiva a Genova contro la Sampdoria grazie al colpo di testa chirurgico quanto millimetrico di Arturo Vidal al 32esimo su cross dalla destra di Stefan Lichtsteiner. In precedenza a vincere quattro tricolori di fila c'erano riuscite solo la stessa grande Juve, quella dei primi anni 30 del secolo scorso, poi il grande Torino e l'Inter a cavallo della gestione Mancini e José Mourinho. La squadra di Massimo Allegri ha chiuso così il campionato con ben quattro giornate di anticipo nella stagione d'esordio in bianconero per il tecnico livornese. L'ampio margine e la relativa scioltezza di questo risultato non devono però sminuire l'impresa. A chi sostiene che il nostro campionato sia diventato poco allenante, per utilizzare un chiaro eufemismo contiano, fa da contraltare la considerazione inoppugnabile delle due squadre italiane in semifinale di Europa League, evento questo che non si realizzava da anni, oltre ovviamente alla Juve in semifinale Champions. Già, ma la maturità del gruppo bianconero si è vista palpabile nei festeggiamenti mai così contenuti dopo un trionfo del genere. Non è dunque ancora tempo per osannare, osannarsi e brindare per la vecchia signora, tanto cattiva e tutta concentrata sull'imminente sfida contro il Real Madrid. Sono tranquillo e sto già pensando alla grande partita di domani, ora la Champions e poi lascio, avrebbe dichiarato Pirlo. Il fuoriclasse ci tiene a sottolineare la tenacia della sua squadra, secondo lui la chiave del successo in patria. Abbiamo dato tutto per essere dove siamo ora, il segreto dietro al nostro successo è che non ci arrendiamo mai e diamo il massimo per raggiungere i nostri obiettivi. Beh, facile da dirsi, come tutto, come tutti, meno, molto meno, da farsi.